Mancano appena 2 mesi alle prossime amministrative che, come ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi, si celebreranno e che chiameranno i cittadini di Bari alla scelta del sindaco che prenderà il posto di Antonio De Caro. Il tempo stringe e nel centro-sinistra si naviga ancora in mare aperto a suon di botta e risposta tra le parti. A fare da cornice le inchieste, al centro il campo largo saltato per volere del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che, dopo gli ennesimi arresti per voto di scambio che hanno riguardato il sindaco di Trigiano, Antonio Donatelli, e Sandro Cataldo, marito dell'ex assessore ai trasporti Anita Mauro di Noia, anche lei indagata, dimessasi subito dopo, ha ritenuto non ci fossero più le condizioni per svolgere le primarie della coalizione che avrebbero decretato il candidato unico del centro-sinistra, uno tra Michele Laforgia, indicato dalla convenzione e appoggiato dal Movimento 5 Stelle, e Vito Leccese, candidato del Partito Democratico. Proprio l'avvocato penalista nelle ultime ore ha indetto in fretta e furia una conferenza stampa in cui ha rimesso la sua candidatura a sindaco di Bari nelle mani dei partiti che lo sostengono, chiedendo che siano loro a decidere se ci sono ancora le condizioni per andare avanti. Nelle ultime ore da più parti è stato chiesto ai due candidati, spiega la Forgia, di incontrarsi, di fare un passo indietro e magari di individuare un terzo uomo o una terza donna che eviti la spaccatura del centro-sinistra alle ormai imminenti elezioni dell'8 e il 9 giugno. Una sciocchezza, sostiene l'avvocato, che dice di non volersi ritirare a vita privata e di restare comunque a disposizione. È un compito delle forze politiche, aggiunge. Il 4 aprile, 72 ore dalla data fissata per le primarie, è proprio nel giorno in cui avevamo mobilitato tutti i nostri elettori per una grande manifestazione, allo scopo di convincerli ad andare a votare in massa. Una seconda inchiesta ha decapitato uno dei più strutturati movimenti politici del centro-sinistra, su dal centro, in maggioranza al comune con un assessore in giunta, due presidenti di municipio e la consigliera comunale arrestata per la prima inchiesta, che ha incontrato entrambi i candidati con le altre forze politiche e avrebbe preso parte al triatlio, non a mio sostegno. Non sono io, quindi, a dovermi riunire in conclave con Vito Leccese per trovare una soluzione, e men che meno un altro candidato o un'altra candidata. È compito delle forze politiche. Non è tardata la risposta del candidato del PD Vito Leccese. Spero che rimettersi nelle mani delle forze politiche che hanno fatto saltare le primarie di domenica non sia un'ennesima perdita di tempo, scrive Leccese in una nota, aggiungendo di non aver mai fatto accordi con Sud al Centro, il movimento fondato da Sandro Cataldo, arrestato giovedì scorso per voto di scambio. Ho incontrato alcuni referenti del movimento, così come ha fatto la Forgia, spiega. Anzi, li ha incontrati prima lui, che a differenza mia disponeva probabilmente di qualche informazione in più sull'inchiesta in corso, continua Leccese. Dopo la conferenza stampa di La Forgia, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, ha fatto sapere, come del resto aveva fatto sapere Conte qualche giorno fa a Bari e atteso nel capoluogo pugliese nelle prossime ore, di essere convintamente al fianco di La Forgia e di auspicare che ci possa essere una convergenza sul suo nome. La spaccatura nel centro-sinistra tra PD e Movimento 5 Stelle ormai sembra evidente e tra inchieste, arresti, tira e molla tra le parti, come finirà in vista dell'8 e il 9 giugno, solo il tempo potrà dirlo.